Due incidenti mortali nelle acque di Bonasola e Venere Azzurra. Perdono la vita un uomo di 84 anni e un giovane di 28. Lutto nel mondo della politica ligure. Si è spento Giovanni De Paoli, storico esponente della Lega. Tutto pronto per la 54esima festa del mare in onore di San Giacomo. Questa sera la messa presieduta dal sacerdote Scopesi. La scrittrice spezzina Sandra Moretti vince il premio Veggetti 2024 con il suo racconto italiano di fantascienza. Penultima Prepalio non cambia, Fezzano vince con l'Armo Junior femminile, tra i senior domina il Muggiano. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del TLS Giornale. Due tragici episodi hanno segnato in poche ore l'estate in provincia della Spezia. Un uomo ha perso la vita durante un bagno nelle acque di Bonasola. I fatti risalgono alla tarda mattina di oggi. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato un giovane bagnino che si è immediatamente prodigato per tirar fuori dall'acqua l'uomo. 84 anni, purtroppo però, nonostante i soccorsi tempestivi, non c'è stato nulla da fare. Il giovane salvatore era in forte stato di shock. Sul posto Delta 3 di Brugnato, India 50, la pubblica assistenza di Bonasola, i carabinieri e la capitaneria di porto per gli accertamenti del caso e il recupero della salma. Nella giornata di ieri, poi, un giovane di 28 anni ha perso la vita nelle acque della Venere Azzurra di Lerici. Il giovane è stato notato galleggiare dietro alcuni scogli. In questo caso si sono mobilitati i bagnini di tre stabilimenti. Purtroppo però i soccorsi si sono rivelati vani. La notizia di questa tragica scomparsa ha suscitato profondo cordoglio anche in ambito diocesano. Il giovane era un richiedente asilo supportato dalla Caritas diocesano. Vediamo il servizio di Paolo Carozzi. È un figlio che purtroppo ha perso la vita, è un fratellino accolto in casa che ha attraversato veramente forse il mare più lungo da dover pensare per il suo arrivo qui, dal Camerun sino ad arrivare appunto qui in Italia, poi ahimè sempre quel mare che era più di speranza è diventato un po' la sua tomba purtroppo, e quindi davvero proprio il dolore e il dispiacere di questo evento ci ha messi in crisi, ma subito tutta la comunità di Santo Stefano, l'Open Space in questo caso, con i suoi responsabili, con tutto quello che è l'equipe che l'ha sempre seguito, si è subito attivata, e devo dire che anche la sindaca di Santo Stefano, Paola Sisti, nel suo affetto che ha sempre avuto per noi, si è subito fatta prossima e davvero vicina, ecco, così pure anche il sindaco di Lerici, ma anche altri personaggi pubblici, insomma, della nostra provincia, mi hanno fatto sentire il loro esserci, ecco, il loro supporto. Siamo in contatto con la famiglia, che di fatto i genitori purtroppo non c'erano già più, c'è sorella e fratello, con i quali ci stiamo appunto parlando in questi giorni, i quali non credevano nemmeno alla notizia, appunto, poi di fatto confermata anche sia dal lato di morte che dai giornali, e allora se è il loro desiderio siamo disponibili a poter celebrare anche i funerali, certamente nella forma che, appunto, detto che è cristiano, insomma, come vedere proprio in chiesa, insomma. In altre circostanze del passato, in questi eventi tragici, anche con i nostri fratelli musulmani, abbiamo comunque avuto momenti di preghiera insieme con la comunità, quindi comunque noi siamo disponibili da parte nostra per dare anche questo supporto, ovviamente col cuore. Situazione di disagio e possibile maltrattamento di animali all'interno di un appartamento alle Pianazze. Interviene la polizia locale della Spezia. Per questo il personale della sezione tutela animali è intervenuto con gli opportuni accertamenti a seguito di una segnalazione. È stato quindi concordato un sopralluogo nell'abitazione oggetto dell'esposto insieme al personale veterinario della sanità animale di ASL 5. All'interno dell'appartamento sono stati trovati due cani adulti regolarmente iscritti all'anagrafe canina della regione Liguria e due cuccioli sprovvisti del prescritto microchip. A causa della difficoltà di gestione del gruppo di animali e considerato anche che si trattava di un appartamento privo di giardino, al termine dell'ispezione il proprietario dichiarava di voler rinunciare alla femmina e ai due cuccioli.
Scusate, pertanto è stato richiesto l'intervento di personale della Coop Società Maris che per il recupero dei tre animali e il successivo trasporto al canile municipale della Spezia. Nei prossimi giorni la situazione verrà comunque monitorata per verificare le capacità di gestione del proprietario del cane e la corretta detenzione. Ovviamente per tutte le irregolarità riscontrate sono stati adottati provvedimenti del caso nei confronti del proprietario degli animali, che pertanto è stato sanzionato amministrativamente, visto che è stato accertato come nessuna norma penale sia stata violata, poiché non aveva maltrattato alcun animale. I segretari regionali dei partiti del centrodestra in Liguria si riuniranno venerdì 26 luglio a Genova con il presidente ad interim della regione Alessandro Piana alla luce dei recenti sviluppi che hanno coinvolto il presidente Giovanni Toti. Saranno analizzate le implicazioni politiche e amministrative per garantire la continuità e l'efficienza nella gestione della regione. Parteciperanno all'incontro il presidente ad interim Alessandro Piana, Matteo Rosso, Fratelli d'Italia, Edoardo Rixi, Lega, Carlo Bagnasco, Forza Italia, Ilaria Cavo, Noi Moderati e Umberto Calcagno, UDC. Lutto nel mondo della politica ligure. È scomparso all'età di 71 anni Giovanni De Paoli, storico esponente della Lega. È stato consigliere comunale a Varese Ligure e consigliere regionale. Lo hanno annunciato i figli sulla pagina Facebook del politico originario di Varese Ligure. Questa notte, scrivono, papà ci ha lasciato dopo aver combattuto fino all'ultimo con tutte le sue forze per restare con noi, dimostrandoci per l'ennesima volta quanta energia e voglia di vivere avesse. Sarai sempre nei nostri cuori e ti renderemo orgoglioso, Vale, Luigi e Paola. Dopo una lunga militanza nella Democrazia Cristiana, aveva aderito alla Lega Nord, arrivando ad essere eletto in Consiglio regionale, movimento da cui poi era uscito nel 2019. Alla famiglia giungono le condoglianze di Tele Liguria Sud. Ma ora sentiamone un ricordo del presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei. È scomparso oggi all'età di 71 anni Giancarlo De Paoli, dopo una lunga malattia, ex consigliere regionale. Sì, ha lottato tanto e la nostra vicinanza, l'abbraccio alla sua famiglia. E chiaramente mercoledì, prima dell'inizio del Consiglio regionale, lo ricorderò e lo ricorderemo tutti insieme con un minuto di silenzio. Giovanni è stato consigliere regionale nella scorsa legislatura, ha iniziato la carriera molto giovane nella Democrazia Cristiana, è stato consigliere comunale a Varese Ligure e lo ricordiamo soprattutto anche le sue battaglie in Consiglio regionale per la Val di Vara e per Varese Ligure. Quindi veramente sarà un momento per noi, per tutti noi consiglieri regionali, di grande commozione. Raggiunto l'obiettivo strategico per il programma voluto e sviluppato dalla provincia della Spezia a tutela dell'ambiente del Golfo della Spezia e relativo ad un più vasto percorso autorizzativo in fase di definizione per il miglioramento del sito di Panigaglia. Grazie all'installazione di un nuovo impianto si arriverà all'eliminazione degli scarichi di metano in esubero dal rigassificatore. Lo stabilimento GNL Italia di Panigaglia non scaricherà più il metano eccedente in atmosfera, annuncia il presidente della provincia Pierluigi Peracchini. Questo è il risultato che ci eravamo prefissati e che in queste ore è stato formalmente raggiunto. Il tutto con la chiusura del verbale relativo ad una sessione di una conferenza dei servizi che sta seguendo i processi autorizzativi sulla riqualificazione del rigassificatore. E al via la 54esima festa del mare in onore di San Giacomo a Levanto. L'evento inizierà questa sera, lunedì 22 luglio alle 21, con la Santa Messa del Triduo di preparazione alla festa, nell'oratorio di San Giacomo Apostolo, officiata da levantese, confratello e sacerdote Padre Dario Scopesi, dell'oratorio di San Filippo Neri di Genova.
Il Triduo proseguirà il 23 luglio con la Santa Messa, in cui si terrà la cerimonia d'ingresso dei nuovi confratelli, e il 24 luglio. Terminerà giovedì 25 luglio con la grande processione delle confraternite con i maestosi crocifissi. E la rete spezzina Pace e Disarmo raggiunge il 108° presidio Se vogliamo la pace, prepariamo la pace. Aumento spese militari al 2% del PIL. Quali costi per tutti noi? Questo è il tema che si è affrontato oggi lunedì 22 luglio in piazza Mentana alle ore 18. Ma ascoltiamone un estratto. Nei giorni scorsi si è svolto il vertice della NATO che ha stabilito che i paesi che ne fanno parte dovranno aumentare le spese militari in modo sensibile. A questa richiesta si è subito conformata la nostra Presidente del Consiglio. Vorremmo chiedere a queste persone, a chi crede a questa linea, da dove usciranno le risorse in base alle quali dovremo aumentare le spese militari. Dovranno uscire attraverso tagli della sanità, dell'istruzione, del welfare. Ci dicano da dove ritengono di poter assumere queste risorse. Da tempo ci viene fornita una versione che non condividiamo, quella per cui l'armiero, l'industria delle armi, farebbe crescere l'occupazione. Vorremmo far presente che non è così. Il trend, le tendenze di questi ultimi anni, anzi di questi ultimi decenni, dimostrano a sufficienza che l'impatto dell'armiero sull'economia e sull'occupazione è minimo. Noi come Movimento per la Pace siamo qui da 2 anni per testimoniare queste e altre cose. Alla presenza del comandante regionale Liguria della Guardia di Finanza, generale di divisione Cristiano Zaccagnini, di una folta rappresentanza del personale in servizio e finanzieri in congedo appartenenti all'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia, si è svolta oggi presso la caserma Santini la cerimonia di passaggio di consegne, nel corso della quale il colonnello Benedetto La Bianca ha ceduto la carica al comandante provinciale della Spezia, al colonnello Massimiliano Re, proveniente dal comando territoriale di Aosta. E anche il comune di Levanto aderisce alla giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento, un appuntamento promosso per il 25 luglio dal Fund for Environment Education, l'ente che ogni anno assegna le bandiere blu. Nella cittadina rivierasca, che si fregia della bandiera da 9 anni, il comune ha organizzato un incontro alle 9:30 nella spiaggia centrale, nel corso del quale le autorità e gli operatori del settore illustreranno ai bagnanti sia i comportamenti da attuare per scongiurare i pericoli di annegamento, sia gli interventi da attuare per l'assistenza. Si chiama Specialista del Trasporto Passeggeri, il nuovo corso per autisti sviluppato dalla Scuola Nazionale dei Trasporti e ATC Esercizio, finanziato dalla Regione Liguria. Il corso era stato indetto da un bando pubblico rivolto a disoccupati o inoccupati al fine di formare nuove figure professionali, di cui almeno il 60% dei partecipanti che lo superano sarà assunto da ATC Esercizio. Il corso prevede 600 ore di formazione, di cui una parte teorica, che si svolgerà presso la Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, e una parte di formazione pratica. La scrittrice spezzina Sandra Moretti ha recentemente vinto il premio Vegetti 2024 per il miglior racconto italiano di fantascienza. Un risultato importante per un'autrice che si sta affermando sempre di più nel panorama letterario nazionale. Ma andiamo a vedere il servizio di Vimal Carlo Gabbiani e Raffaele Maulella. Sandra Moretti, scrittrice spezzina, psicoterapeuta, reduce dal
dal Salone del Libro di Torino e soprattutto da importanti riconoscimenti letterari per le sue opere. Sì, ho vinto quest'anno 2024 e anche nel 2023 il premio Vegetti della World SF Italia come miglior racconto italiano di fantascienza, con un racconto che si intitola Attenti al lupo, che è una sci fiaba, quindi una rivisitazione della fiaba di Cappuccetto Rosso in un futuro apocalittico. E il genere che scrivo, quindi si capirà, è fantascienza, ed è un genere che mi appassiona da quando sono piccolina. La fantascienza è appunto la creazione di un mondo altro, di altri mondi. Da dove le è nata questa passione? Mi è nata da piccola dalle letture che facevo, perché comunque leggevo Asimov, Dick, ma anche Jules Verne, oppure tanti fumetti come Martin Mister, Nathan Never, erano le mie letture da ragazza. E poi, lavorando anche come psicoterapeuta, io lavoro soprattutto con bambini e adolescenti, l'utilizzo un po' della narrativa, di inventare mondi anche ideali con loro, no? Per superare alcune difficoltà, era funzionale e quindi mi è piaciuto farlo anch'io all'inizio un po' come gioco, e poi è diventata una, in questo caso con l'Isola di Eta, una saga di 4 volumi. La realtà concreta, quella che lei vive ogni giorno, entra comunque nei suoi libri? Sì, 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 molto. I miei personaggi prendono tanto da tanti miei pazienti, hanno tante caratteristiche. Cerco sempre in termini migliorativi, no? Di provare a vedere come alcune caratteristiche dei ragazzini che seguo potrebbero migliorare attraverso i miei personaggi, magari il classico viaggio dell'eroe. Cerco di sviluppare in maniera positiva quelle che sono delle caratteristiche che magari li fanno star male, e devo dire che in alcuni casi, alcuni pezzi li ho proprio condivisi con i ragazzini che mi avevano ispirato, ed è stato anche funzionale per loro vedersi in un'altra luce. In che cosa la scrittura, ma soprattutto la lettura di un libro, può aiutarci a vivere meglio, a comprendere meglio il mondo in cui viviamo? Secondo me ogni libro ha tante chiavi di lettura, quindi dipende dall'età in cui lo leggiamo, no? Io un libro che magari posso aver letto Il Mago di Oz da piccola, rileggerlo ora mi fa tutto un altro effetto, perché vedo di più la chiave proprio della crescita, del cambiamento, del benessere dentro di noi. Da piccolina mi affascinava di più magari la magia delle streghe o del mago, quindi io credo che un libro ci possa far fare dei percorsi e dei viaggi interiori a seconda di quello che siamo pronti anche un po' a cogliere, ma anche la scrittura, anche scrivere, io penso che sia molto terapeutico. A me ha fatto bene e vedo che anche ai miei ragazzini fa bene, quindi sicuramente sono due canali, la lettura e la scrittura, che fanno, possono solo che arricchire, ecco, non tolgono niente, quello mai. Il sindaco della Spezia Peracchini questa mattina ha incontrato Massimiliano Scarcia, un ragazzo spezzino di 25 anni che, partendo da una formazione interamente ricevuta nella nostra città, è riuscito dopo diversi anni di esperienza a diventare primo ufficiale di uno yacht privato con base a Miami. Rivolgo le mie più sentite congratulazioni, un sincero in bocca al lupo a Massimiliano Scarcia per la sua carriera, dichiara il sindaco Peracchini. Il parco dedicato a Shelley e dislocato tra il parco di Villa Magni e il Monte Rocchetta entrerà a far parte della prestigiosa rete dei parchi letterari il prossimo 24 luglio, con una cerimonia ufficiale e due eventi dedicati. L'inaugurazione del parco letterario Shelley, San Terenzo e il Golfo dei Poeti è fissata per il 24 luglio prossimo alle ore 18:30 in piazza Brusacà a San Terenzo. In una piccola presentazione pubblica del progetto, in cui interverranno Stanislao De Marsanic, direttore della rete dei parchi letterari, e il maestro Marco Nereo Rotelli. A chiudere l'evento, una piccola performance artistica curata dalle danzatrici di Pro Danza. Rio Maggiore per 4 giorni è stata la capitale della musica in lingua ligure, con il Rimazu Folk Festival che ha chiuso i battenti ieri sera. Un finale emozionante con sul palco la band dei Grandi e Fanti. Ma vediamo i dettagli nel servizio di Daniele Rabuazzo. Una lettera bellissima, autografata dallo stesso in primavera.
aspettando l'arrivo del... Va in archivio la quinta edizione di Rimazù Folk Festival, rassegna organizzata dall'omonima associazione e dedicata alla canzone in lingua ligure, suoni e voci tra Liguria e Mediterraneo. Una 4 giorni di musica, dialetto, teatro, libri, vino che ha animato il borgo di Rio Maggiore. Il clou sabato sera con il concertone. Si sono esibiti gruppi folk che si sono fondati assieme, tra cui Davide Cabona, Andrea Facco, Olinda Didea, Mandilla, Vilander e Macadam Zena, Attilio Valeri, oltre alla band di casa dei Grandi e Fanti. Ricordato con una targa alla memoria Renzo Graglia, recentemente scomparso, ed attribuita a Mandilla la targa come miglior artista che ha saputo incarnare lo stile del festival. La conclusione del festival stesso poi, domenica sera, con il concerto della band dei Grandi e Fanti, che hanno eseguito per oltre 2 ore pezzi del loro repertorio. La serata poi si è conclusa con la band che ha portato sul palco una propria canzone dedicata alla Via dell'Amore. Che sabato prossimo verrà totalmente riaperta dopo i lavori di ripristino del versante, che nel 2012 crollò, mettendo in serio pericolo l'incolumità delle persone. Un momento emozionante e toccante, con il pubblico presente a fare da tutt'uno con la band, una canzone che vuol dire speranza. Tutti insieme forte! In occasione della nuova mostra promossa dal Museo Civico Amedeo Lia, l'arte di viaggiare, l'Italia e il Grand Tour, a cura di Andrea Marmori con il contributo di Barbara Viale, mercoledì 24 luglio alle ore 11 si terrà una visita guidata in inglese a cura della storica d'arte Tara Kenny. La visita guidata al costo del biglietto d'ingresso del Museo Lia di €8,50, comprensivo dell'ingresso alla collezione museale e alla mostra. Si consiglia la prenotazione. Per maggiori informazioni scrivere a museolia.reception@comune.sp.it. Sofferenze urbane è il nuovo libro a cura di Daniele Menichini e Benedetta Medas che sarà presentato mercoledì 24 luglio alle 21:15 nella terrazza del Castello San Giorgio nell'ambito della rassegna Notti al Castello. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni scrivere a sangiorgio.segreteria@comune.sp.it. Parliamo adesso del palio. Nella penultima prepalio della stagione la musica non cambia. Il Fezzano conquista la 7ª vittoria stagionale sia con l'Armo Junior che con quello femminile, mentre tra i senior prosegue il dominio del Muggiano, che però questa volta se la deve vedere con un Canaletto che lotta fino all'ultima palata. Sentiamo la cronaca della gara nel servizio, le immagini sono di Davide Morina.
Si è svolta ieri a San Terenzo la penultima Prepalio organizzata dalla Borgata della Venere Azzurra. Fezzano e Muggiano ancora protagonisti, anche se la gara senior tiene tutti col fiato sospeso, regalando il primo brivido di questa stagione decisamente scontata, grazie a un duello serrato tra Muggiano e Canaletto. Come sempre sono i più giovani i primi a sfidarsi in una gara a senso unico. Il Fezzano non solo vince, ma impedisce agli avversari anche solo di provare ad avvicinarsi. Mario Menchelli, Andrea Lucchinelli, Federico Capasso, Nicola Castellano e la timoniera Gaia Castellano chiudono in 5 minuti e 27. Dopo di loro il vuoto, ce la mette tutta le Grazie, che però si deve accontentare di riuscire ad avere la meglio sui rivali di Porto Venere. Bella la gara della Venere Azzurra, che proprio nelle acque di casa si porta a casa il miglior risultato della stagione, con i ragazzi visibilmente emozionati all'arrivo. A seguire Canaletto, Fossa Mastra, Tellaro e Cadimare, assenti Muggiano e Marola. Gara in solitaria anche per le ragazze del Fezzano, che ancora una volta dimostrano la propria superiorità. Alice Agrifogli, Marta Vannini, Sara Fonzi, Annalisa Mencace e la timoniera Alice Bardi trionfano in 5 minuti e 53, collezionando la 7ª vittoria stagionale. Medaglia d'argento per il San Terenzo, che davanti ai suoi tifosi guadagna una posizione rispetto alle 3 precedenti gare, dando prova di una continua crescita. Sul podio anche il Lerici. Arriva quarto un Fossa Mastra che forse ha un po' accusato la stanchezza di un weekend decisamente impegnativo. Il giorno prima le ragazze avevano partecipato e vinto alla tappa regionale dei Gozzi Nazionali. A seguire Canaletto, poi Muggiano, la Spezia Centro, le Grazie e Tellaro. Squalificato il Porto Venere che aveva portato a termine una gara davvero positiva. Tra i senior è lotta serata tra Muggiano e Canaletto. Carrara e i suoi sono davanti per almeno metà gara. Girano decisamente avanti ai 1000 metri provando a dare tutto, ma nell'ultima vasca di ritorno il Muggiano preme sull'acceleratore. All'arrivo non esulta nessuno. Per il verdetto bisogna infatti attendere che si esprima la giuria. Alla fine ad avere la meglio sono sempre loro, i senior del Muggiano. Giorgio Federici, Nicolò Pucci, Daniel Costa, Claudio Gori e la timoniera Rosa Cascone chiudono in 11.02, mezzo secondo prima del Canaletto. Sul podio, ma più distante, le Grazie. Bene il Fezzano che arriva quarto alla Spezia Centro, Marola, Venere Azzurra, Porto Venere, Fossa Mastra, Cadimare, San Terenzo e Tellaro. La combinata per i migliori risultati ottenuti nelle 3 categorie va al Fezzano. Domenica prossima, ultimo appuntamento a Muggiano. Alla Prepalio organizzata dalla Venere Azzurra era presente anche il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, con il quale abbiamo fatto il punto sulle divergenze tra 2 borgate del suo comune. Una è proprio la Venere Azzurra, l'altra San Terenzo. Ma sentiamo ai microfoni di Selene Ricco un estratto dell'intervista. Le immagini sono di Davide Morina. Siamo insieme al sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti. Quando mancano ormai 2 settimane al Palio del Golfo, ci troviamo qui in occasione della Prepalio proprio di una delle sue borgate, la Venere Azzurra, per parlare un po' di palio, soprattutto per quello che riguarda le 5 borgate del comune di Lerici. Sì, sono 5, sono tante per un comune come il nostro, ma siamo orgogliosi e non ne vogliamo perdere nemmeno una. Ci sono più o meno problemi grossi, soprattutto di logistica, perché gli spazi sono quelli che sono, ci vorrebbero interventi importanti, ma questi sono stati anni che sotto il profilo dei costi delle opere pubbliche ci hanno veramente creato tanti problemi. Siamo passati dal Covid, finito il Covid una guerra, la crisi del gas, l'aumento dei costi delle materie prime, poi quello che è successo in regione, quindi con problemi proprio di tutti i generi. Insomma, le ho viste tutte in questi 5 anni e anche le nostre borgate, però insomma ci stiamo lavorando sopra, soprattutto per il Tellaro, che è la borgata che logisticamente ha più difficoltà, quasi ha difficoltà a scendere in mare a Tellaro. Ci stiamo definitivamente assestando a Santa Teresa. Il Lerici è una borgata di gente capace, insomma, che sa gestire le problematiche, quello va tutto bene. Poi c'è
Sant'Erenzo, che speravo di riuscire a dare alcune soluzioni che non siamo riusciti a dare, proprio anche per questi problemi di costi e di ritardo in alcune opere, e il Muggiano che va benissimo ieri, anzi complimenti campioni italiani, insomma, a Genova, e insomma sono poi c'è la Venera Azzurra con i suoi forti problemi logistici, ecco. Quindi insomma vorrei finire però il mio secondo mandato da sindaco risolvendoli, insomma, e su questo ci stiamo lavorando molto, e in questa variazione di bilancio dedicheremo importanti somme di denaro anche per affrontare queste tematiche. Ecco, dall'esterno, soprattutto da parte di chi non è appassionato di palio, può sembrare che ovviamente per un'amministrazione il palio non sia una cosa così complicata da gestire, invece non è così. È molto complicata perché le esigenze sono tante, soprattutto i ragazzi che vogano hanno bisogno di assistenza, le barche sono barche che costano molti soldi, sono una barca può costare anche 30.000 euro, sono dei gioielli di questi, però siamo contenti di... E insomma sono opere d'arte fatte dai nostri maestri d'ascia. Tutto questo è un problema gestionale davvero forte. L'intervista integrale al sindaco, così come le gare e le parole dei protagonisti, andranno in onda durante lo speciale Prepalio, in onda questa sera alle 21:30. Parliamo adesso di Spezia Calcio. Proseguono gli allenamenti dello Spezia al Santa Cristina, quartier generale delle Aquile, e di Mister D'Angelo, che dopo la mezza giornata di riposo concessa nella giornata di ieri sono tornati a lavorare in vista del secondo test amichevole del ritiro, che si terrà il 26 luglio alle 15 contro l'Empoli. Ma al termine dell'amichevole di sabato Enrico Lazzari ha incontrato Mister D'Angelo. Sentiamo. Allora, mister, seconda uscita stagionale, se vogliamo metterci anche l'amichevole col Follo, una squadra sicuramente di caratura superiore a quella del Follo, questo è evidente, anche se fa la terza serie tedesca, ma è certamente una squadra importante anche come nome. Sì, ma adesso a prescindere dal risultato, le partite in ritiro servono per staccare un po' dalla monotonia del lavoro, dei doppi allenamenti, il risultato è veramente relativo. Certo, si è vista anche un po' la differenza, diciamo, fisica, loro sono più avanti, hanno cominciato prima. Sì, se non sbaglio loro iniziano il campionato 2 settimane prima di noi, perciò sicuramente sono avanti di condizione. E la cosa importante per noi è cercare di portare avanti così quella che può essere la nostra idea di come impostare la fase offensiva e difensiva. E siamo ovviamente lavorandoci sopra e pian piano dobbiamo arrivare alla partita di campionato al massimo della condizione. Ecco, qualche acciaccato, ma è una cosa normale quando si riparte, no? Sì, ma niente di preoccupante, nel senso che i giocatori, soprattutto dal punto di vista fisico, in questo momento sono impegnati in stress notevoli, e perciò ci sta che abbiano qualche acciacco, ma niente di rilevante. Ecco, hai, diciamo, la società, ovviamente sentendo anche il tuo parere, ha preso 4 attaccanti centrali, diciamo, è tornato Pio, è arrivato anche Soleri, che è un altro attaccante centrale. Diciamo che si vedrà spesso e volentieri un po' il tipo di formazione che abbiamo visto nel primo tempo, con un giocatore un po' sotto punta, quasi un trequartista, e 2 giocatori davanti alla difesa, un po' come giocavamo a volte l'anno scorso. Sì, noi così, anche l'anno scorso difendevamo in una maniera e attaccavamo in un'altra a seconda di quelli che erano gli interpreti, soprattutto a livello offensivo. Quest'anno con l'arrivo di Soleri e il ritorno di Pio Esposito abbiamo anche la possibilità di giocare con 2 vere prime punte, senza dimenticare ovviamente Falcinelli e Di Serio, che hanno caratteristiche diverse, ma i 4 giocatori offensivi più verde sono tutti giocatori che così possono giocare insieme senza nessun problema dal punto di vista tattico.
ecco, stanno arrivando anche i portieri, che è l'ultimo tassello insomma, che mancava. Pensi che in questo momento la tua rosa sia completa? Sì, sì, io credo di sì, nel senso che noi abbiamo un blocco squadra dell'anno scorso, della passata stagione, molto importante. I giocatori hanno dato tutti la disponibilità nel rimanere, che è la cosa fondamentale per me. E quelli nuovi che sono arrivati hanno la voglia giusta per inserirsi in un gruppo che sta bene insieme, perciò era importante così. E questa è la nostra ultima notizia. Io vi lascio alle previsioni del tempo, a cura di Limet Centro Meteo per la Liguria. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata. Un saluto da Simone Frattini di Limet. Un robusto promontorio anticiclonico proteggerà il Mediterraneo centro-occidentale nei prossimi giorni. Sulla Liguria note di instabilità pomeridiana in un contesto tipicamente estivo. Ma veniamo ai dettagli per domani, martedì 23 luglio, in Liguria. Al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Dalle ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio formazione di nubi cumuliformi nelle zone interne. Sono attesi rovesci temporali sui rilievi dell'Alpi Ligure e dell'Appennino centro-orientale. Lungo la fascia costiera in prevalenza soleggiato, a parte qualche addensamento in discesa dall'entroterra. In serata stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi sull'intero territorio regionale. I venti saranno tra notte e primo mattino deboli o localmente moderati da nord. A seguire tenderanno a disporsi dei quadranti meridionali. In giornata locali rinforzi fino a tesi sul ponente. Il mare si presenterà generalmente poco mosso, localmente mosso al largo. Ed infine le temperature, con le minime che saranno stazionarie o in leggero aumento, mentre le massime stabili o in lieve calo. Lungo la fascia costiera i valori minimi oscilleranno tra 21 e 26 gradi, mentre all'interno tra 11 e 22 gradi. I valori massimi potranno nuovamente toccare e superare i 34-35 gradi. Per questa edizione è tutto, maggiori info sul nostro portale centromedioligure.com ed inoltre vi ricordo di scaricare e consultare la nostra app gratuita LIMET.